Ragazzi, ma cosa vi porto sul canale di Teo03? Cosa vi porto? La bellissima Desert X! Oh, spettacolo! La proviamo nell'habitat naturale, mai fatto enduro, ci avventuriamo con dolcezza in questo che è la natura selvaggia, perché con questa moto, ragazzi, qualsiasi uscita potrebbe diventare un'esperienza paradisiaca. Quindi, ragazzi, spettacolo, adesso la proviamo, vediamo come se la cava la nuova Desert X entrata nel segmento enduro. Recensione completa, ragazzi. Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti sul canale in questo nuovo video, dove ci tengo a ringraziare tantissimo Ducati Bari per l'invito, per portare e per provare soprattutto questa nuovissima new entry in casa Ducati nel segmento enduro. Ragazzi, grazie ancora Ducati Bari per l'invito. Vi presento, ragazzi, la Ducati Desert X. Cominciamo subito a parlare di questa moto, a parlare innanzitutto dell'aspetto che questa moto ha. Per me rappresenta l'Indiana Jones delle moto, perché, come ho detto, secondo me questa moto rappresenta un'avventura. Cioè, basta guardarla, basta prenderla, uscirci, mettersi su strada e soprattutto su fuori strada, per intraprendere una nuova avventura. Quindi per me, ragazzi, benvenuta Indiana Jones in casa Ducati. Quindi, con spontaneità. Allora, parliamo dello stile. Moto, ragazzi, va a richiamare quelle che sono le vecchie moto della Dakar. Infatti troviamo una linea che va a richiamare la old school, però con tratti totalmente moderni. Troviamo un faro a LED dove Ducati va a specificare che è il più potente della sua categoria. Cosa molto interessante sono due o tre chicche veramente estetiche, fatte veramente bene. Tra cui la prima è quella del serbatoio, dove il bocchettone per fare rifornimento è asimmetrico, quindi non posizionato al centro del serbatoio, ma un po' più a destra. Quindi comunque è una cosa molto originale. In più troviamo anche il TFT a colori di ultima generazione, con la sua piattaforma inerziale, ricco di comandi e soprattutto ricco di impostazioni, dove puoi andare a poter selezionare quella che c'è più comoda anche nell'ambito della guida. E soprattutto la cosa originale è come è posizionato: il primo della sua categoria non essere posizionato in senso orizzontale, ma bensì in senso verticale, a richiamare un po' una sorta di smartphone, mettiamola così, che ci rende, diciamo, l'interfaccia grafica anche più semplice e intuitiva. Parliamo anche della sella, posizionata e comoda, alta, quindi con una seduta veramente comoda. Il triangolo della seduta tra pedane, spalle, manubre posizionate è veramente un triangolo azzeccato. Infatti devo dire che la comodità si sente bella notevole. Però la cosa che mi ha sbalordito un po' è che la seduta aveva qualcosa di strano. Infatti poi, essendo in ambito enduristico, molti mi hanno detto che l'enduro si fa, cioè il fuoristrada si fa prevalentemente in piedi. Anche ho provato anche a stare in piedi su questa moto, per appunto immedesimarmi in quello che è il tratto fuoristrada. Per la prima volta, dopo, ragazzi, ci andremo ad avventurare, perché, come ho detto, una moto che ti vuole far avventurare, non nasce per l'ambito stradale. Ci avventureremo per la prima volta con questa moto, che mi dà veramente tanta familiarità, nel fuoristrada. Troveremo un tratto bello breccioso, una strada bianca, e proveremo questa moto anche nell'ambito fuoristrada. Se la dobbiamo provare, e ringrazio ancora Ducati Bari per l'occasione, è meglio fare una recensione a 360 gradi. Ma parliamo della ciclistica, del motore, un propulsore da 110 cavalli che appunto eroga la sua potenza in maniera veramente molto, ma molto con carattere, perché in base alle mappe che andiamo a mettere, quindi interfaccia, noi troviamo la mappa pioggia, la wet, troviamo la mappa enduro, la rally, la sport, la urban e la touring, tutte a cui possiamo intervenire per modificare due o tre chicche, come la trazione del controllo, l'ABS e tante altre cose sfiziose più che altro. Comunque la moto si comporta veramente bene. Vi ricordo che questa moto a livello di ciclistica ha, oltre che la piattaforma inerziale, bella compatta e arricchita con un sacco di comandi, monta un cerchio da 21 sull'anteriore e un cerchio da 18 al posteriore. Misure un po' strane, però diciamo non per tanto per l'ambito stradale, ma appunto per l'ambito fuoristrada a cui questa moto si riferisce. Quindi è una novità, perché la ciclistica ti può lasciare un po' perplesso, perché non essendo abituato al cerchio da 21, devo dire che alcune volte mi dimenticavo della moto, che ti dà tanta familiarità con la strada, ti dà veramente tanta confidenza, e mi aspettavo che le curve le allargassi. Invece la moto rimane ben cucita alla traiettoria e non tende ad allargare, a portarti fuori. Anzi, è una moto molto precisa, ingressi curva, e mantiene una bella stabilità. Il motore mi ha stupito, perché anche con 110 cavalli
è bello aggressivo, con carattere, ti dice qui comando io, fate andare bene la strada, fate andare bene, anzi fate andare meglio lo sterrato, perché io sono fatta così, quindi o ti piaccio o ti piaccio. Quindi mi piace questa linea di imposizione che la moto ti dà, di carattere, di feeling che ti trasmette, perché il lavoro Ducati ha fatto veramente un lavoro di qualità e un lavoro azzeccato, anche perché Ducati la introduce come unica della categoria, senza altre versioni. Eccoci che quando ci avventuriamo nello sterrato prendiamo un po' di confidenza. Allora, innanzitutto sento molto intervenire l'ammortizzatore di sterzo, sento che la moto ti dà confidenza con l'anteriore, una bella messa a terra, quindi anche le Pirelli Scorpion Trail fanno la loro bella differenza e hanno veramente tanto attrito con lo sterrato, e devo dire che si comporta bene, non è una moto che sbacchetta, però ragazzi occhio, prima e seconda marcia non tanto gas, perché il posteriore tende a dare delle belle scodinzolate, perché il motore ce l'abbiamo. Abbiamo messo per l'occasione la mappa enduro, quindi proviamo la sensazione dello sterrato per la prima volta, ma con dolcezza e tranquillità, e vediamo un attimino come si comporta. È una moto che è equilibrata, mi piace lo sterrato, anche se dobbiamo andare un po' con le pinze, perché non sono abituato a sentire questo tipo di sensazione, quindi onde evitare di fare danni, prendiamola veramente con le pinze. La moto trasmette feeling, un attimino che qua vedo anche da lontano un po' di pozzanghere, ma tanto lei non ha paura di sporcarsi, non ha paura di dire la sua, quindi ce ne andiamo belli tranquilli e proviamo queste sensazioni. L'anteriore lo sento bello messo a terra, quindi il cerchio d'avventura fa veramente una bella differenza. E la forca, ragazzi, le sospensioni, che qua troviamo sospensioni anteriori e mono posteriore della Kayaba, totalmente regolabili. La forca sono belle lunghe, proprio perché per l'ambito enduristico abbiamo una bella messa a terra, un bel colpo d'impatto, e la moto attutisce veramente bene le differenze che l'asfalto ti trasmette. Quindi sono veramente stupito, ha fatto un lavoro impeccabile Ducati, quindi veramente tanto ma tanto di cappello. Beh, non pensavo che mi sarei divertito così tanto sullo sterrato, anche se alcune volte, diciamo, è bella la sensazione del posteriore che ti sbacchetta un pochettino. Comunque ogni tanto ci mettiamo in punta sulle pedane, facciamo i rider seri, quindi con una moto del genere bisogna essere seri, visto che Ducati ci dà la posizione in piedi a paperella sulle pedane, diciamo, proviamo anche questo tipo di postura, perché se dobbiamo provarla, come ho detto, la proviamo bene a 360 gradi. Comunque ragazzi, il prezzo della moto parte da 16.200 e qualcosina di euro. È una moto che giustamente Ducati e qualità si pagano. È una moto che il prezzo viene giustificato da tutto il pacchetto della piattaforma inerziale, la ciclistica, il segmento in cui la moto si va a posizionare, quindi in effetti è un po' più costosa rispetto alle rivali Northern e Africa Twin, però è una moto che nel segmento può dire la sua. Ragazzi, ditemi la vostra inerente alla Desert X, se è una moto che vi può piacere, per chi fa enduro se la consigliate, se la reputate una moto di prima esperienza, una moto comoda, una moto da neofita, una moto per chi ha esperienza. Cioè io l'ho trovato una moto sull'ambito stradale veramente molto intuitiva, semplice, ti trasmette dei feeling veramente positivi dall'inizio, e secondo me per l'enduro forse un po' da neofita non tanto, perché ha veramente una cavalleria molto importante, e devo dire che è vero che ti agevola tanto, ma può metterti anche tanto in crisi. Però diciamo che nel complesso è una moto che io mi reputo di consigliare, perché è una moto veramente bella. Ho provato Africa Twin non nell'ambito enduristico ma nell'ambito stradale, e devo dire che rispetto ad Africa Twin mi ha trasmesso innanzitutto senso di leggerezza rispetto alla maestosità dell'Africa Twin col suo peso. Più mi ha trasmesso veramente un buonissimo feeling sia sull'anteriore che sul posteriore, che come ho detto montano misure 21 sull'anteriore e il 18 sul posteriore. Quindi comunque ragazzi, ditemi nei commenti la vostra, per chi ha la Desert X, per chi l'ha provata, per chi ce l'ha da un po' di tempo, come si trova sia nell'ambito enduristico che sia nell'ambito stradale, anche se questa moto non è nata tanto per i tratti cittadini, non è nata tanto per fare tratti stradali, ma più nell'ambito enduristico, sarebbe il suo habitat naturale. Mi piace il suo DNA. Ragazzi, poi vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccate il mi piace, la campanellina per rimanere aggiornati sugli ultimi video, sulle ultime novità. Prossimamente porteremo anche la Ducati V4 Rally, perché comunque Ducati è vero che questa è la prima del segmento enduro, ma ha creato anche la Rally, dove è un ambito touring enduristico, quindi proveremo anche lei, magari faremo un confronto e vediamo come se la sono cavate le due moto a confronto. Va bene? Ragazzi, per questo video è tutto, vi aspetto alla prossima e buona giornata a tutti!